Foglie TV riserva grande attenzione all'agroalimentare, settore trainante per l'economia pugliese con i dati dell'export in continua crescita. Agroalimentare sempre più connesso al turismo per un binomio che rappresenta il fiore all'occhiello della regione. L'edizione 2012 del Salone dell'Agroalimentare Agrimed è stata l'occasione per conoscere ed incontrare alcune fra le migliori aziende agroalimentari pugliesi, rappresentative delle filiere e delle eccellenze produttive che hanno esposto i loro prodotti, facendoli anche degustare ai numerosi visitatori della fiera. Salve a tutti, sono Giuseppe Santoro, titolare dell'omonimo salumificio Santoro che produce prodotti tipici della Valle d'Itria. Qui a mio fianco c'è la signorina Angela Santoro, che il cognome vi dice che è mia figlia. E lei è la responsabile marketing di questa azienda ed è giusto che facciamo parlare lei. Prego signorina, ci racconti la sua azienda. Salve, la nostra azienda è in Valle d'Itria, a Cisternino, precisamente in Contrada Marinelli. Noi produciamo salumi tipici della Valle d'Itria, in particolare il capocollo di Martina Franca, che è un presidio slow food. E la particolarità di questo prodotto è che viene affumicato con il fragno, che è una quercia che cresce solo in Valle d'Itria, e aromatizzato con vino cotto, che è un vino particolare della nostra zona. Salve, sono qui per rappresentare l'azienda agricola di Vita Pugliese. Noi siamo in Agro di Ostuni, un'azienda agricola a conduzione familiare, e ci occupiamo sia della produzione che della trasformazione dei nostri vegetali. Siamo qui per parlare delle nostre melanzane, dei nostri carciofi, dei nostri lampacioni che sono prodotti tutti senza conservanti, vengono comunque acidificati con l'aceto, che è un conservante naturale, con sale, e poi vengono conservati in olio extravergine d'oliva e successivamente subiscono un processo di pastorizzazione, perché parliamo sempre di sicurezza alimentare. Ci occupiamo anche di confetture e quindi parliamo di marmellate o di confetture di arance, di prugne, di pesche, ma anche novità come pere, fiche e mandorle, che consigliamo in abbinamento con i formaggi. Le nostre confetture sono genuine, come si facevano una volta in casa, quindi 70% di frutta e 30% di zucchero, senza conservanti e senza addensanti. Poi ci occupiamo anche di olive in salamoia e di olio extravergine d'oliva. Come dicevo prima, sono tutti coltivati da noi, quindi ci occupiamo anche della garanzia della materia prima che andiamo poi successivamente a trasformare. Siamo l'azienda Sapori di Casa di Conversano, siamo un'azienda agricola e produciamo sottoli, patè e confettura. Ultimamente sono 3 anni che stiamo facendo la passata di pomodoro, che è diventata per noi un prodotto di punta per l'azienda, perché diverse casalinghe non riescono più a farsi a casa la passata di pomodoro. Noi lo facciamo in maniera tradizionale, facendo tutti i passaggi, togliendo tutti i pomodori non idonei, poi facciamo la bollitura, la passiamo e facciamo il bagnomaria, quindi facciamo tutti i prodotti in maniera tradizionale. Salve, buonasera, io mi chiamo Biceglia, sono di Monte Sant'Angelo, ho un'azienda comprata da 12 anni, ho mucche podoliche e capre garganiche, faccio i prodotti, li portiamo in fiera, presentiamo un prodotto che è di alta qualità e che sta andando molto bene. Non è una grande produzione, però quella piccola produzione che noi facciamo è di alta qualità e la vendiamo. Siamo tranquilli, abbiamo fatto una bellissima fiera, sono contento di aver partecipato e nient'altro. Io ringrazio e buona serata. Buonasera, sono Mariangela, titolare dell'azienda Masseria La Lunghiera, una masseria biologica dove abbiamo dapprima ci abbiamo tenuto sempre ad allevare delle bovine di razza bruna in maniera biologica, dove mangiano concentrati naturali e poi abbinate alla tecnologia, che ormai oggi siamo sempre all'avanguardia.
annesso all'allevamento poi c'è l'azienda agri di trasformazione, quindi il casseificio aziendale col punto vendita, in modo tale che il consumatore viene direttamente nella nostra azienda per rendersi conto quali sono i sistemi di allevamento e qual è il vero sapore della mozzarella fatta dal latte. Alleviamo Brunalpina perché, anche se produce meno latte, sicuramente il latte che produce è di maggiore qualità per via di una cappa caseina particolare. Io sono, oltre che titolare, anche la casara, quindi riesco a garantire tutti i processi di trasformazione in maniera naturale. Usiamo molto i sieri innesti e non sostanze chimiche. E questo dà tutto il valore aggiunto al prodotto. Abbiamo e conserviamo ancora il pascolo alle nostre vacche. Non dobbiamo dimenticare che la vacca è un'erbivora, per cui è giustamente la sensazione di piacere che prova nel mangiare erba e quindi darci al nostro latte cherotene, sapore, cremosità al formaggio, e quel suo fattore di piacere di mangiare l'erba è anche per lei un antistress, quindi va bene a lei, fa bene a noi come prodotto finito. Come azienda poi abbiamo voluto completarci con l'agriturismo, in quanto gestiamo 50 ettari di superficie e coltiviamo, oltre che le frutte, le verdure, gli ortaggi, ingrassiamo gli animali e otteniamo delle carni di sola bruna, per cui riusciamo a garantire la qualità del prodotto in un'azienda di filiera. Da questa pasta si può fare anche altro, anche delle piccole formine per i più piccoli. Foglie TV, la web TV dell'agroalimentare e del turismo di Puglia. Seguiteci.